Mister De Bellis della città di Isernia, andata degli ottavi sul campo della Boys Vairano, 9 undicesimi se non andiamo errati rispetto alla formazione che ha battuto l'Oruro in campionato domenica, una buona rivoluzione, è bastata comunque la prima mezz'ora per aggiudicarvi questo primo round. Sì, avevamo a parte tre squalificati, che erano Panico, Negro e Pesce, poi a loro si sono aggiunti Petrone, Del Bianco, Taddeo, erano dei piccoli affaticamenti e in vista della partita di sabato abbiamo preferito tenerli fuori. Nonostante tutto, insomma, la squadra, nonostante l'abbiamo cambiata completamente rispetto a, diciamo, al roster che è sceso in campo nelle ultime partite, insomma, ha fatto bene. Abbiamo giocato su un campo veramente al limite della praticabilità e abbiamo chiuso il discorso al primo tempo. Sì, occasione per dare minutaggio a chi non ne aveva proprio avuto addirittura. Sì, ha giocato sicuramente qualche ragazzo che già da tempo che si allena, soprattutto abbiamo dato spazio a un po' di juniores del nostro settore giovanile che comunque fanno esperienze ed è sempre importante perché all'improvviso potrebbero tornare utili, ecco, queste esperienze potrebbero poi contribuire alla loro crescita e formazione in vista di partite magari più importanti. Sì, ora inutile negarlo, c'è tanta attesa per lo scontro di sabato. Eh sì, ora c'è una partita che aspettano tutti, insomma, in primis le tifoserie, già per questo è una partita che va rispettata perché chiaramente sotto il profilo del campionato credo che è ancora presto per pensare che questo scontro possa essere decisivo. Sicuramente è una partita importante, una festa penso pure a livello regionale perché da un po' che non si giocava, una partita come questa a Campo Basso Isernia, si gioca a Selvaviana, per cui insomma sicuramente sarà una festa importante che raccoglierà l'attenzione un po' di tutti, sia da Campobasso che da Isernia. La prepareremo nel migliore dei modi, cercheremo insomma di trovare delle soluzioni che possano in qualche modo consentirci almeno di disputare una partita importante con l'idea di fare risultato. Poi quello che viene raccoglieremo, però diciamo quello che dirò ai ragazzi è sicuramente quello di scendere in campo con la massima intensità e concentrazione, rispettando un avversario che è un avversario importante e cercare comunque di fare risultati.